tutti gente e bentornati qui con un nuovo let's play. Ma cosa sto dicendo gente? Sto completamente impazzendo in questi giorni, mamma mia. Allora, ad ogni modo bentornati qui con The Lost Crow. Bene, dopo aver avuto un incontro con un piatto particolarmente stupido, ci accendiamo ad andare nel piano di sopra. Anzi, a guardare qua più precisamente. Piano di sopra. Perché non mi muovo? What was that sound? Suono? Sì, è vero, c'è un suono. Oddio, c'è un suono. Bellissima vista, wow. Delle barche di cui non ce ne frega niente. Bene. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. There's someone in there. Esatto. Ed è particolarmente agitato. Apri. Apri. È un gatto. Oddio, il gatto è sparito. Cosa c'è qua sotto per terra? Non ho niente per poter... Ma dove guardi? Cos'è An questo? Empty photo album. Questo invece? Qui niente? Non c'è proprio niente, strano. An empty photo album. E beh, aprilo, no? No, non lo vuoi aprire, ho capito. Qua? Sulla coperta? I'll rest after I've finished investigating. Quali indagini? Un cervo! Oh Gesù, un cervo a cui hanno strappato gli occhi. Oh mio Dio! C'era una chiave negli occhi del cervo strappato! Nei lobi degli occhi. Nei lobi. Sì, nei lobi. Nei bulbi oculari del cervo. Ok. There's someone in there. Sei un genio, Nigel. Ok, bene. Abbiamo la chiave per aprire questo bellissimo, simpaticissimo coso. E penso che troveremo il gatto che è scappato. What? That's strange. Something was trying to get out. Cosa? Sì. Sì, va bene. Ok. D'accordo. Sì, d'accordo, va bene. Come volete. Accingiamoci a vedere gli armadi. This is the perfect place to pin the hidden documents. Quelli che ho letto prima, che non hanno un senso logico a mio parere. Vabbè, a parte quello e a parte questi. Sì, ok, questi qua non ho capito bene cosa siano, però vabbè, chi se ne frega. Miglior posto dove nascondere le cose. Vediamo se c'è qualcosa in questi armadi, ma dubito. Infatti non c'è una beata minchia. Ok. Quindi, che se fa? Io sono completamente a cavolo adesso. Guardiamo dalla finestra. Che è la stessa vista di prima. Si vedono solo barche da questa casa. Ci sono un po' di soldi, però non so se posso. Non me li ha fatti prendere prima, quindi boh. Ma casa strana. È un po' assurda. E mo? Beh, direi che ho guardato un po' dappertutto, no? Forse posso. Cos'è? There's a windmill carved into the wood. Ok, grazie. A che mi serve? There's a windmill carved into the wood. Va bene. Ok. D'accordo. Va bene. Magari devo andarmi a riposare? Proviamo. Ho finito di guardare dappertutto. Perché sento? Che succede? Che succede? Perché non mi posso muovere? Il gioco si è bloccato. Cosa stai facendo? Nigel? Nigel, che stai facendo? Parla, per l'amor di Dio! Nigel... Ah, ok, va bene. Vediamo se mi fa riposare. Anche se il letto farà veramente schifo, secondo me. Ok. Oh, dormire, riposare.
Che bella musichina. Che cavolo. Che razza di campanile era quello? Oddio, gente. Ok, mi sa che iniziano le parti più brutte. Che succede? Qualcuno bussa. Qualcuno rompe i coglioni nel bel mezzo della notte. Vai a sgridarlo, Nigel. Vai a sgridarlo. Chi cacchio ha acceso una candela? Io non l'ho accesa. Prima notte. Prime impressioni. Il cottage è uno schifo. Deprimente, sporco, derelitto. Ma i mendicanti mica possono scegliere. E il posto A, A con la H, è difficile da spiegare. Credo che sia infestato dai fantasmi. Allora, obiettivi. Rintracciare la ragazza del treno. Capire quello che riesco dal suo portafoglio. Esplorare la città dopo il tramonto. Saperne di più sulla leggenda delle tre corone anglosassoni del Anglia. Anglia. Che cos'è la corona perduta? Scoprire qualcosa sul cottage del porto. Ci devono essere un paio di storie. Chi era la vecchia sulla spiaggia? Come faceva a sconoscere il mio nome? Era una veggente. Spiegare le cose a Adden. Pregarlo se serve. Devo togliermi Hare e Crove di dosso. Ecco, bene. Bene, ci sono diverse cose in atto, diciamo. Quindi, primo obiettivo, dato che ci siamo, che sta succedendo? Ok. Capire qualcosa dal portafoglio della ragazza. No, fammelo vedere. No, niente da fare. Cos'è sta cosa? Ah, è una cartina. Cos'è sta roba? Ok. Ah, il telefono è qui. Beh, potrei andare a farlo. Allora, io sono dove? Dove sono io? Ah, è il ferro di cavallo. Ok. Dovrei andare di qua. Fisherman's Cottage. Ok, vabbè. Non è una cosa così assurda. O impossibile. C'è qualcuno. Ok. Gente, non preoccupiamoci. Cosa c'è? Cosa stai guardando? Ok. Cosa succede? Has someone been here? Appunto, ed è entrato tra l'altro. Dovrebbe preoccuparti questa cosa. Mr. Danvers, mi dispiace per il cottage. È così trascurato, nessuno c'è stato da un po' ed è praticamente dimenticato. Mio fratello ha comprato il posto in un'asta degli anni 80. Chi lo sa come mai? Non me la sarei mai aspettato. Con l'intenzione di trasformarlo in qualcosa di speciale, ma dopo averlo comprato, dunque, in pratica ci è caduto. Ha avuto un brutto incidente sulle scale. Ho pulito un poco. Quando hai pulito un poco? Ah, ecco che ha acceso le candele. Non c'è elettricità nelle stanze principali, dato che i topi hanno sorosicato i cavi tempo fa. E riguardo alla cucina, inutilizzabile. Ho parlato con zio Slugder, che possiede il caffè del farò. E dice che... del farò? Non del farò. E dice che potete cenare lì, senza pagare. Rimborserò anche metà del prezzo. Il resto me lo darete alla fine della settimana. È passato del tempo da quando qualcuno è stato così coraggioso da stare nel cottage. Morgan Mankley, proprietaria. PS, provate... concorrenti, ecco una pubblicità. No, aspetta un secondo. Che cacchio? C'è qualcuno? Buongiorno? Buonasera, semmai. Strano, avevi giurato che ci fosse qualcuno. Vabbè, esploriamo il cottage di notte. Ma devo usare le chiavi ogni volta che entro? No, dai. Invece sì. I feel somebody watching me from the darkness. I should investigate. Davvero? Oh, porca miseria. Siamo fottuti, abbiamo uno stalker dietro. Ci vuole far del male. Che cacchio? Sta succedendo? Non c'era elettricità nel cottage. Come cacchio è possibile? Entra dentro. Usa ste chiavi. Vai.
No, non me le fa usare. I feel Vabbè, allora occupiamoci della prima cosa che possiamo fare. Andare al telefono. Va bene. E andare al telefono e parlare con quelli là che ci stavano. In qualche modo. Ehi, è lo stronzo archeologo che sta sparendo nel nulla come se fosse. Perché dovresti seguirlo? Vabbè, seguiamolo, va bene, abbiamo capito. Queste tue idee strane, Nigel. Ma che? Cacchio. Ma che cavolo? I must find out what he's up to. Ma che cavolo è? Che poi. Ma è un fantasma? Oh, che bella! Aragoste ovunque! Mizzega! E dire che si tragano un bel po' di robe per. Questo che si gira come se fosse. Mr. Hardacre, you're a hard man to follow. I nearly lost you. Not interested. I've brought you here for a reason. Davvero? And one reason only. I want you to leave Saxton at your first convenience. È una minaccia. Ma va a cagare, è un mafioso. What? Now look here. You can't order people about. I'm no threat to you, like you pointed out. I know nothing about geology or archaeology. That's not the half of it. There's mystery and danger involved. E allora? You know nothing about this town or the land around us. E beh. So, is that a crime? It takes skill, understanding, and a strong mind to find what's hidden. Tu da quanto out ci provi? In the fence. Bastardo. Eh? It's an old land which can be unforgiving to those who blunder in with their eyes closed and their chins wagging. Mamma mia, sei odioso sto uomo. Danger? What danger? Mm. It's as I thought. You know nothing yet. Oddio. Are you threatening me, Mr. Hardacre? No, you fool. I'm trying to warn you. Take that cottage, Harbour Cottage, that you'll be staying in. Know much about it? Beh, qualcosa del cottage lo so. You know I don't. It's a small place, a bit stuffy, but nice enough. Con un con i piatti che hanno la tendenza a essere cattivi. As you're drifting into sleep, listen for the sounds. Sounds? What sounds? Mm. Are you saying the cottage is haunted? You'll know soon enough. They always do. Oddio. An old land? Some parts of our land have seen great things. Others have seen murder. Sì, ne ho sentito qualcosa, ma continua a tuonare ma non piove, tra l'altro. If you look close enough, you can see the signs. A landscape can seem empty and desolate when the sun sets low and the wind chills the blood. But the land is never empty. Wow. It echoes with the voices of those that have gone before. Pagan warrior kings. Si sente che sei un archeologo, né? And fearsome beasts. Ammazza, oh. Keep your eyes and ears open. And you'll know soon enough. Ok, va bene. Cosa sono le paludi? Where is the treasure? Oh dear, oh dear. You didn't really think it would be that easy, did you? È vero. Things that are lost are waiting to be found. But what of those precious items? Esatto, sono più difficili da trovare. Stashed away, for good reason. Should we go looking for treasures we are not supposed to find? You are talking nonsense, Mr. Hardacre. Ma che stai dicendo? Nonsense, is it? Well, we shall see. Watch your back, Danvers. Not everyone in this town is as accommodating as myself. Ma mi odiano tutti? Who won't take too kindly to you digging up what should lay buried. Ma. What are the fens? An ancient world of murky waters and whispering reeds.
They surround us on all sides, trapping us here, so to speak. Take a walk tomorrow morning, out across the shore, through the Fenland Eye. Mm. The Fens will be waiting, like those who dwell there. They are always waiting. Mm. Basta. Where is the treasure? No! Oh no, dear, oh dear! No! Fammi uscire da questo discorso! No, non voglio risentirlo di nuovo! Fammi saltare, maledizione! No, fammi saltare! Maledizione! Oh, sono riuscito a finirlo! Oh, gente! But just a lad. Be careful what you go looking for. Good night. Good night, Mr. Hardacre. Spero che ti ammazzi o che cadi dal pontile. Cadi dal pontile. Che cacchio? È sparito. È un fantasma quell'uomo. E tu non ti fai domande, giustamente. Ovvio. Sei un uomo così scemo. Per certi versi. Allora, vediamo un po'. Ci sarà qualcosa che posso fare, no? Di qua non posso andare. Di qua è meglio di no. Esploriamo la città. What's this? Cosa c'è? Oh, il coso del tizio. Hai un nuovo messaggio. Oggetto Hadden. Sta diventando difficile evitarti in città. Non so quanto sarà possibile mantenere in piedi questa farsa. So che troverai il colpevole, ma fai attenzione. Non sappiamo cosa potrebbe fare questa persona. Fai attenzione. A chi è stato mandato? È solo questo. Menu principale. Ha una nuova faccia, è giunto in città. Lo straniero si chiama Danvers. Sentito Danvers prenotare il cottage e Danvers è entrato al cottage e il porto. Dove deve ancora uscire? Che fa? Visto Danvers che guarda la finestra del cottage. Sembra confuso, perso, stanco. Ma che cazzo, questo mi ha pedinato! Danvers è andato a letto. Spiero quelli al porto. Spiero quelli al porto. Oddio! Oh, cliccando ogni cosa però va sempre su questo. Questo è un pazzo! Mi sta! Oddio! Quel pazzo mi sta stalkerando! Oh santo cielo! Buongiorno. Posso parlare con lei? Buonanotte. What can I get you? No, vabbè, non c'è più niente che posso chiederle, d'accordo. D'accordo, troviamo il telefono allora, gente. Troviamo il telefono. Che ore sono? Ah, ancora qualche minuto. Troviamo il telefono, là. E questo chi cacchio è? Che cacchio fai nel bel mezzo della notte? Hello up there. Hello. Oh, good evening to you. What are you doing? Fixing this here bunting to the building. Ah, giusto. Why? Is there a celebration due? Where are you been hiding? There's May Day round the corner. Ah, ecco perché. Ecco. Could you fix the electricity? Perfetto. At Harbour Cottage? Gone again, is it? Damn wiring. Is that a no? Eh, for now. Sorry, lad. Vabbè, ho capito. Andiamo. I'll let you get on. Mayday'll come quicker that way. Vabbè, andiamo di qua che non ci siamo mai andati. Manca ancora. Dove sono? Quanti gatti ci sono in questa cazzo di città? Che succede? Now to find a phone box. Phone hat. Time to make amends. Ok, alla ricerca di una cabina. No, non mi piace questa parte. Non mi piace questo posto. No. Oddio. Dov'è la cartina? È questa? Sì, è questa qui. Un punto per dirmi dove sono? No, eh? Questo è quello che ho fatto prima. Ok.
cocce del porto. Dove sono io? Dove sono? Oh mamma mia. Io sono andata di qua, ok. Dovrei andare per così e poi arrivare da questa parte. Ok, d'accordo. Dovrei farcela teoricamente. Teoricamente. Coraggio. Ma quanti gatti ci sono? Sono bellissimi per l'amor del cielo, ma quanti gatti ci sono? Sono i gatti di Susan, probabilmente. Cosa sto... No, andiamocene via. Non voglio stare qua. Via. Ho sbagliato strada. Perdon. Perdonatemi. Oh. Dove sono? Che sto facendo? Di qua, ok. Io devo andare verso il... Station Lane. Ok. Dove cavolo è il... Mi sto perdendo, me lo sento. Ah no, ok. Ehi, questa! You could be fined for that, you know. Excuse me? Pasting posters? Fly posters? È quello di Canetti! I have no idea. Is there something you want? Are you lost? Actually, I have something of yours. Oh really? And what's that? Your wallet. Here. Ah, gliel'abbiamo dato. Oh, thanks. I didn't mean to snap. Ok, oddio no, mi manca poco tempo. Diamine. I'll leave you to paste your posters. Esatto. See you around, sunshine. Zuccherino, grazie. Prego. Bene, chiameremo i nostri amici strani nella prossima parte. Lasciate un mi piace o un commento se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale se vi piace quello che faccio. Bene, ci vediamo alla prossima parte. Yao!